baci chi se ne va, chi parte e chi arriva, chi piange e chi si dispera, chi sogna e si innamora, come baci i campi nei gelati mattini, come baci i campi nei gelati mattini. Bacia il mio grido all'aurora, chiedo in prestito le sue ali per volare e trovare riposo, il tuo bacio mi metta le ali. Bacia il mio grido all'aurora, chiedo in prestito le sue ali per volare e trovare riposo, il tuo bacio mi metta le ali. Io credo che non dobbiamo cercare sempre un senso alla vita, ma un gusto alla vita, perché la vita va avanti anche senza un senso chiaro e definito. Noi aspettiamo sempre risposte, forse è l'ora di abitare le domande. Ci sono domande più sottili ed esistenziali dei grandi valori. Per esempio sapere quanti uccelli ci sono nel tuo albero, davanti a casa tua, sapere quanti sono e chi sono, da dove arrivano e dove vanno, e vederli arrivare, vederli ripartire. Gesù nel Vangelo di oggi chiama gli apostoli e non offre un senso, ma offre un gusto alla vita, non dà risposte, ma abita le loro domande. Vivo qui nel mio presente, portato dentro il cuore, vivo senza scappare per vie senza tane. Le parole e le azioni non si incontrano più nel correre dei giorni, nella fretta dei gesti. Abito la vita, carezzo la realtà. Prendi il largo, è il grande atto d'amore che Dio ti chiede. Prendi il largo e apriti. Grida invece di seppellire vivi i tuoi gemiti. Prendi il largo, mentre lentamente il mare solleva le onde, non aver paura di ciò che cambia e di ascoltare ciò di cui il vento parla. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e Neftali, perché si scompisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori, e disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciato le reti, lo seguirono. Oggi ci accomuna un'onda collettiva. Noi assecondiamo quest'onda, perché in natura siamo fatti così, siamo sempre pronti a ripetere lo stesso atto, gli stessi gesti. E questa pigrizia ci porta a non pensare al nostro pensiero, a non ascoltarci, a essere poco dipendenti da questa massa. Ma se vogliamo vivere la vita, la dobbiamo vivere staccandoci da questa tendenza di massa e pensare a quella parte di noi che non possiamo rinnegare. I gruppi a cui apparteniamo ci condizionano, sembrano dirci: accetta il nostro ordine, il nostro rito ti darà sicurezza. Ma ogni tanto nascono in noi delle tendenze anarchiche. Il nostro io ci dice che non voglio appiattirmi, che voglio emergere ed essere la parte migliore di me. Essere pescatori di uomini
vuol dire emergere, per aiutare gli altri ad emergere da quest'onda di soffocamento che minaccia tutti. Al tempo di Gesù l'ebreo diceva: sono figlio di Abramo, cioè sono figlio di un uomo che è andato verso se stesso, di un uomo libero. Gesù, che non ha né una tana né un nido per adagiarci, ci dice anche a noi di non adagiarci, perché altrimenti svuotiamo il cristianesimo di vita e lo rendiamo una serie di riti. Giovanni Battista è solo una freccia che indica una direzione, è una voce che chiede di fare silenzio per ascoltare un'altra voce, un invito a guardarsi dentro. Con la sua austera coerenza, il suo distacco da ogni ambizione personale, sembra quasi sbattere in faccia a tutti noi questa domanda: ma tu chi sei? Gesù ha voluto discepoli che dicessero a tutti che Dio è venuto per tutti davvero, per i poveri, i prigionieri, vedove, lontani. Andare oltre ogni nazione, oltre ogni razza, oltre ogni religione. Forse noi della Chiesa dovremmo andare là dove si gioca il destino vero dell'uomo provato. Ci vorrebbero uomini e donne che hanno fatto scelte liberanti e che onorano l'umanità. Giona sarà salvato dai marinai e dalla balena. Sarà salvato dal mondo che aveva intorno a sé. Gesù ci chiama per capire che la vita umana non deve essere grande né importante, deve semplicemente potersi esprimere, poter essere armoniosa. Gesù ci chiama per cercare quello che è meglio, non quello che è grande, quello che è valido per adesso, quello che ci fa vivere in questo momento, quel piccolo compito a me affidato. Gesù ci chiama per capire che non abbiamo spiegazioni né soluzioni pronte per i problemi che ci circondano, ma che i nostri gesti, i nostri pensieri, i nostri sguardi possono rendere migliore questo mondo, più vivibile, più umano, più amabile. Noi spesso creiamo spazi chiusi, e qui avviene sempre la degradazione delle energie. Noi diventiamo prigionieri di realtà imperfette, innalziamo idoli, mentre non dovremo mai dare nomi eterni a chi non lo è. L'amore ha il grande potere di rilanciare il movimento della vita. I ciechi rivedono, i sordi riascoltano. Non si scopre la nostra identità se non nella misura in cui ci si impegna a qualcosa di più grande di noi, ed è lì che avviene l'impossibile. Possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio, amare la vita e amarci fra di noi con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Thank you.
ferita in un raggio di sole. Togli la forza al tuo dolore, spremi al tuo fiore una goccia.